La verifica in due passaggi è un livello di sicurezza aggiuntivo nel processo di autenticazione dell'account e richiede di utilizzare due diverse forme di autenticazione. Una è quella classica, cioè l'inserimento della casella PEC e della password, mentre l'altra è l'invio di una notifica sul tuo dispositivo. Puoi attivarla e disattivarla dall'app Aruba PEC, ma non solo. La disattivazione puoi effettuarla anche tramite il pannello Gestione Account. In questo tutorial ti mostrerò tutte le procedure. Prima di iniziare, assicurati di avere sul tuo dispositivo la versione più recente dell'app Aruba PEC. Poi apri l'app. Per proseguire, è necessario che sul tuo smartphone sia attivo uno dei sistemi di protezione, tra cui il PIN, l'impronta digitale o riconoscimento facciale e le notifiche push. Se entrambe le opzioni sono attive, passa allo step successivo. In caso contrario, procedi all'attivazione seguendo le istruzioni visibili sul tuo dispositivo. Vai su Consenti per continuare. Inserisci nei rispettivi campi la tua casella PEC e la relativa password. Nel caso tu voglia visualizzare la password, clicca sull'icona occhio. Accedi. Assicurati che il flag su Proteggi l'app con il codice del dispositivo sia abilitato e clicca su Chiudi. Dopo che hai effettuato l'accesso, apri il menu in alto a sinistra, poi vai su Impostazioni . Seleziona la casella PEC per cui intendi attivare la verifica in due passaggi. Seleziona la scheda Account e clicca la freccia accanto a Verifica in due passaggi. Clicca Attiva e Associa questo dispositivo. Il sistema ti invia un codice di verifica tramite SMS. Se il numero non è più attivo oppure è sbagliato, clicca su Modificalo. Se il numero è corretto, inseriscilo nell'apposito campo e prosegui. Se il tuo smartphone lo richiede, convalida l'operazione attraverso il sistema di protezione. L'operazione è conclusa, visualizzerai la schermata di conferma e riceverai un'email di avvenuta attivazione. In seguito all'attivazione, per motivi di sicurezza, ti consiglio di generare una password per programmi di posta, in modo da utilizzare la tua casella e l'archivio PEC su un programma di posta, come ad esempio Outlook, Thunderbird, Apple Mail, eccetera. Per maggiori informazioni su come generare una password per programmi di posta, ti consiglio di visionare il tutorial dedicato. Come ti ho già anticipato all'inizio del tutorial, in caso tu voglia disattivare la verifica in due passaggi, puoi farlo utilizzando due modalità, dall'app Aruba PEC oppure da Gestione Account. Apri l'app Aruba PEC. Apri il menu in alto a sinistra, poi vai su Impostazioni. Clicca la freccia accanto alla casella PEC per la quale desideri disattivare la verifica in due passaggi, seleziona la scheda Account e clicca la freccia accanto a Verifica in due passaggi. Clicca il pulsante Disattiva per iniziare la procedura di disattivazione. Nella finestra di avviso, clicca Disattiva per confermare la disattivazione della verifica in due passaggi. Convalida l'operazione attraverso il sistema di protezione del tuo smartphone, tra cui PIN, riconoscimento facciale o impronta digitale. Attendi qualche istante. Visualizzerai il messaggio «Conferma che l'operazione si è conclusa con successo». Se utilizzi la casella e l'archivio PEC su un programma di posta, dovrai nuovamente inserire la password personale della casella PEC nel client di posta, poiché la password per programmi di posta non sarà più valida una volta disattivata la verifica in due passaggi. Nel caso tu voglia disattivare la verifica in due passaggi tramite Gestione Account, collegati alla pagina account.aruba.it/PEC. Inserisci nei rispettivi campi la tua casella PEC, la relativa password e accedi. Apri la notifica ricevuta sul tuo dispositivo associato. Clicca Autorizza per confermare l'operazione di autenticazione. Dal menu di sinistra seleziona Verifica in due passaggi e poi clicca Disattiva. Apri la notifica ricevuta sul tuo dispositivo associato e clicca Autorizza per confermare l'operazione di disattivazione. Se il tuo smartphone lo richiede, convalida l'operazione attraverso il sistema di protezione. Il messaggio mostrato conferma che l'operazione si è conclusa con successo.
Anche in questo caso, se utilizzi la casella e l'archivio PEC su un programma di posta, dovrai nuovamente inserire la password personale della casella PEC nel client di posta, poiché la password per programmi di posta non sarà più valida una volta disattivata la verifica in due passaggi.